Oggi ci parlo degli Etruschi, un paese chiamato Etruria. Nel 540 a.C., cioè il VI secolo a.C., i Greci furono sconfitti da un popolo particolarmente determinato e spietato, cioè gli Etruschi. Gli Etruschi venivano chiamati anche pirati, e era un popolo che proveniva dalla Toscana e abitanti dell'Etruria. Cosa sappiamo sugli Etruschi? Sugli Etruschi sappiamo che non possiamo particolarmente paragonarli dagli Egizi e dai Romani, perché dagli Egizi abbiamo scoperto i sarcofagi, i templi, le piramidi, le statue, e invece dei Romani le opere d'arte. Bellissime, per esempio il Partenone. Inoltre si è ereditato il pensiero filosofico e matematico. Ma degli Etruschi cos'è che è rimasto? Degli Etruschi siamo ai tempi di un personaggio chiamato Arunte. Ed era un mercante Arunte, e quando Roma è ancora lontana dalla capitale del mondo, da essere la capitale del mondo. Roma ha subito il dominio e la cultura della civiltà etrusca, e alcuni storici sostengono che i sette re di Roma furono di origine etrusca. E l'influenza degli Etruschi arriva fino a Pompei, e tutti vogliono commerciare con loro perché sono ricchi e commerciano belle cose. Invece nel 1965, avanti dopo Cristo, cioè un po' di anni fa, è stato fatto uno scavo vicino a Murlo, in Toscana, ed è stato scoperto un palazzo gigantesco etrusco. Poi adesso ti parlo. Gli archeologici suppongono che è stato costruito nel 580 a.C. e poi distrutto da un incendio. E tutti i ricchi reperti sono conservati nel museo di Murlo. Dagli affreschi che sono stati rinvenuti si capisce che loro erano ricchi e facevano tanti banchetti, e le donne ci partecipavano insieme ai loro uomini. E le donne erano molto belle e possedevano stupendi gioielli e vestite molto bene. In questo periodo di analfabetismo, le donne sapevano leggere e scrivere. Di recente il CNR, Consiglio Nazionale delle ricerche, ha avviato una ricerca sul patrimonio genetico degli italiani, e gli studiosi hanno conservato che nella zona di Murlo c'è la più alta concentrazione genetica, e gli Etruschi erano grandi produttori e commercianti di ferro, e il ferro proveniva via mare dall'isola d'Elba, e gli Etruschi la vendevano a caro prezzo ai guerrieri. Infine, gli Etruschi erano un popolo autoctono, e cioè origine di un territorio che oggi comprende parte della Toscana, del Lazio e dell'Emilia. Poi, come mostrano gli affreschi trovati nelle tombe, amavano gli spettacoli pubblici, gare atletiche, la caccia, la pesca e la musica. Poi i greci li chiamavano Tirreni e i romani li chiamavano Etruschi, ma gli Etruschi si definivano Ravenna oppure Ravn. Questo è il mio approfondimento che ho fatto sugli Etruschi. Un saluto Maria e un bacione. Ciao!